L'intuizione dello scienziato equivale all'estasi del mistico. Lo scienziato che cerca l'origine delle cose è come il subacqueo che indossa la muta e scende negli abissi, ma sempre nell'acqua si trova. Lo scienziato è un manovale dello spirito, vive cioè utilizzando ciò che ha davanti. In questo senso cade in un materialismo. La vera scuola d'iniziazione è la vita. Se giudichiamo, rischiamo di giudicare un simulatore. Il sé è l'essenza superiore che, trascendendo l'egoismo dell'identificazione in un solo corpo, riesce a contemplarsi come parte di un tutto ed entrare all'interno di un concetto chiamato Dio. L'uomo deve espandersi nell'oceano che egli è. Non permettere a nessuno di allontanarsi da te senza portarsi via un abbraccio di bontà o un segno di pace. È il senso di separatività che ci dà l'illusione di essere separati da ciò che ci circonda e in particolare dagli altri individui. Il senso di separatività nasce dall'io che tende a sdoppiare la realtà in se stesso e ciò che è esterno a lui. Il sentimento, nella sua vera essenza, non è passionalità, ma convinzione di una realtà spirituale.